anni Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Stefano Siracusa, oggi Mare Vivo con l'associazione Timpi Russi in questa zona della città che nel passato non ha avuto l'attenzione di altre spiagge di sciacca. Vediamo sicuramente meno rifiuti rispetto allo Stazzone, al Lido, alla Foggia, però voi avete ritenuto lo stesso di effettuare un intervento. Sì, esattamente. Questa spiaggia è una delle più piccole ma anche una delle più belle. Più volte ci siamo ripromessi di fare anche delle attività di educazione ambientale in questa spiaggia, speriamo di farlo anche quest'estate, ma è anche comunque oggetto di emergenze ambientali, perché proprio a ridosso del promontorio c'è una sorta di golfetto che è pieno di rifiuti che sono arrivati tramite le mareggiate ma anche tramite l'alluvione del novembre scorso. Il segnale è quello di intervenire in tutte le spiagge, non solo quelle più conosciute, più frequentate, perché ogni spiaggia può contenere quei rifiuti, quei detriti che sono pericolosi per il nostro mare. Fiorella Sutera, voi come comitato Timpi Russi però tenete sempre sotto costante osservazione questo tratto di spiaggia, abbiamo visto dei cartelli che avete collocato, riuscite con questa attività preventiva ad evitare il degrado che invece si riscontra in altre zone? Sì, noi diciamo che viviamo qua e amiamo particolarmente questa spiaggia che fa parte proprio della nostra identità e costantemente investiamo anche sui nostri bambini, sensibilizzandoli, cercando anche di sensibilizzare chi non vive qui e magari viene in spiaggia con, appunto, come avete detto, dei cartelli che fanno capire quanto possa essere pericoloso e rischioso per l'ambiente poi abbandonare dei rifiuti. E costantemente noi ci prodighiamo, organizziamo dei bellissimi incontri e cerchiamo di tenere impegnati proprio i nostri figli, così anche con la raccolta di quei rifiuti che poi rimanendo qua non farebbero altro che finire in mare e danneggiare un po' tutto. In altre zone della città spesso ci si lamenta per una scarsa attenzione verso le singole località, si reclamano vari interventi. Ora, a parte la necessità, chiaramente come in tutto il litorale, di tenere pulite le spiagge, quali altri problemi ci sono a Timpi Russi? Prevalentemente c'è quello di tenere pulita la spiaggia. È un problema serissimo perché purtroppo non è possibile raggiungere con dei mezzi questa spiaggia che possano garantire poi la pulizia da parte per esempio del comune. Questa è l'emergenza in assoluto più grave. Diciamo che nel tempo si sono verificate altre cose che grosso modo sono state comunque risolte. Certo, sarebbe auspicabile, non so, l'illuminazione o tutta una serie di interventi anche stradali che magari potrebbero permettere di rendere ancora più decoroso questo posto che comunque è, come diceva Stefano, meraviglioso, è una delle spiagge più belle, è molto frequentata anche se piccola e quindi ci faremmo una gran bella figura a mantenerla più pulita. Visto che non è possibile con i mezzi raggiungere questa spiaggia, come viene effettuata la pulizia? Tante volte proprio da noi stessi volontari che raccogliamo questi rifiuti e poi li facciamo trovare in zone dove magari il comune li può ritirare. Il comune ogni anno predispone dei cestini che giornalmente vengono svuotati e si fa quello che è possibile fare, però è logico che pulire con dei mezzi sarebbe più efficiente.